Numero COVID e stazioni di accoglienza negli aeroporti toscani per registrare i dati dei viaggiatori in arrivo dai paesi extra Schengen con obbligo di quarantena. Centri per l'impiego, il modello toscano funziona. Nel 2019, 7 persone su 10 hanno trovato lavoro. Il 60% dei tirocinanti è stato assunto. Zero code, prelievi ematici prenotati online, al via la sperimentazione del progetto regionale ed è attivata anche la self-accettazione. Ciclovia dell'Arno, lavori conclusi nel 2023, farà parte di sei itinerari spurbani diversi con grandi prospettive turistiche. Nel mese di luglio, secondo i dati dell'Agenzia regionale di sanità, l'80% dei nuovi positivi al Covid individuati dal servizio sanitario regionale è straniero e in 8 casi su 10 ha contratto l'infezione dopo un contatto stretto con una persona rientrata in Italia dall'estero, in particolare da Perù, Albania e Bangladesh. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha quindi firmato una nuova ordinanza in base alla quale le aziende sanitarie toscane hanno dovuto allestire presso gli aeroporti internazionali di Pisa e di Firenze stazioni di accoglienza. Per i viaggiatori in arrivo da area extra Schengen e che quindi sono tenuti per decreto nazionale a rispettare un periodo di quarantena, ovvero 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva da parte delle autorità sanitarie, presso i punti di accoglienza, gli addetti della ASL registrano i dati dei viaggiatori e l'indirizzo del luogo dove hanno intenzione di trascorrere l'isolamento, offrendo loro la possibilità di sottoporsi a test serologici e test molecolari per la diagnosi del contagio da Covid-19. Per contenere al massimo il rischio di diffusione del contagio, coloro che risultano positivi possono trascorrere l'isolamento presso gli alberghi sanitari e la stessa opportunità viene offerta anche alle persone che hanno avuto eventuali contatti stretti con i contagiati. La nuova ordinanza del Presidente Rossi resterà valida fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria legata all'epidemia. Il Presidente ha sollecitato le autorità nazionali a rendere noti i dati di tutti coloro che entrano sul territorio nazionale dai paesi extra Schengen. Altrimenti, ha detto Rossi, sarò costretto a chiudere gli aeroporti e ai voli in arrivo da paesi più a rischio. Nel 2019 in Toscana 7 persone su 10 che si sono rivolte ai centri per l'impiego per trovare un'occupazione hanno ottenuto almeno un'opportunità di inserimento e il dato cresce a 8 su 10 fra i 100.000 partecipanti al programma Garanzia Giovani. Il dato è stato reso noto dall'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco. La Toscana quindi non solo possiede la rete di servizi per l'impiego più capillare d'Italia, 53 centri, ma i dati dimostrano che funzionano e questo fa ben sperare in vista del prossimo autunno, quando si concretizzerà gli effetti della crisi economica provocata dalla pandemia di Covid-19. Noi sappiamo che già da settembre eh, ci sarà una situazione occupazionale molto molto grave, ma abbiamo anche l'orgoglio e la consapevolezza di aver costruito in questi anni un modello toscano di eccellenza per i servizi per il lavoro e anche per le politiche attive. Quindi dovremo eh, come dire, continuare a lavorare in, in, in questa direzione per darci obiettivi, obiettivi nuovi eh, collegati appunto alla, alla situazione che stiamo vivendo e che eh, andremo a vivere nell'autunno, ma eh, siamo eh, fiduciosi diciamo, di poter dare del, degli strumenti e soprattutto un sistema toscano, un modello toscano e quindi riuscire eh, auspicabilmente a raggiungere e a superare questi obiettivi. Sempre guardando alla fase pre-Covid, in Toscana sono positivi anche i dati sui tirocini, il tasso di assunzione a fine percorso è del 60%, il migliore tra le regioni italiane, con punte del 72% in provincia di Prato e del 70% nella città metropolitana di Firenze. Quanto poi al piano integrato per l'occupazione, la misura che in Toscana ha anticipato il reddito di cittadinanza, su circa 6.700 persone dal profilo di occupabilità estremamente basso, il 60% ha avuto un'opportunità di inserimento. Alla luce di queste esperienze nei prossimi mesi sarà necessario mettere in campo tutte le risorse disponibili. I dati sono drammatici, ci dicono che per tornare ai livelli pre-Covid eh, ci, ci vorranno anni, non sarà una. ieri c'è stato il rapporto IRPET, quindi la, una caduta del PIL dell'11%. Eh, però eh, in, in questi anni, rispetto ad altri obiettivi, quindi rispetto al riprendersi da un'altra crisi, li abbiamo, li abbiamo raggiunti. Siamo stati la regione con, con più occupati, con l'incremento maggiore di occupati nel 2019 rispetto al, al 2008, siamo la regione che ha un tasso di eh, trasformazione per esempio dei tirocini quindi in, 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 in eh, contratti di lavoro più alto, quindi se ci siamo riusciti eh, per la crisi precedente dobbiamo riuscirci e quindi mettere in atto tutti i nostri, eh, tutte le nostre energie in campo per riuscirci anche per questa crisi, supportare le imprese e supportare i lavoratori. Superato il periodo più critico dell'emergenza Covid le aziende sanitarie hanno ripreso le normali attività nel piano rispetto delle misure anticontagio. Noi chiaramente per far fronte al Covid, per far fronte bene al Covid come abbiamo fatto nella nostra regione abbiamo stravolto tutta l'organizzazione dei servizi. Eh, oggi dobbiamo rimettere in piedi i servizi e far ripartire l'attività ordinaria. Far ripartire l'attività ordinaria ma con tutte le cautele che sono connesse al fatto che il Covid non è scomparso, ma che ancora registriamo casi di positività. In questo contesto in cui migliaia di cittadini hanno la necessità di riprendere visite ed esami rinviati durante l'emergenza, ha preso il via con una sperimentazione a Firenze il progetto regionale Zero Code, che consente di prenotare online i prelievi ematici attraverso un portale internet interamente dedicato: zerocode.sanita.toscana.it. Nelle immagini vedete la presentazione della novità all'interno del presidio sanitario d'Annunzio dell'ASL Toscana Centro a Firenze. La prenotazione via web è semplice e si può fare sia via computer che attraverso telefoni cellulari e tablet. Basta inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica, scegliere il presidio o il distretto sanitario preferito, sezionare date e ora del prelievo e attendere la conferma via sms sul proprio telefono cellulare con possibilità di stampare il promemoria. Abbiamo deciso di sperimentarlo qua a Firenze, in questo distretto in questa casa della salute e, e quindi insomma adesso vedremo come va naturalmente con tutta l'umiltà di chi sperimenta un servizio nuovo ma crediamo che questo possa essere davvero una cosa eh, straordinariamente innovativa che semplifica la vita alle persone e anche alle nostre strutture anche il referto una volta eh, che, che si sia proceduto in questo modo si può ritirare eh, direttamente mh, si può stampare direttamente dal proprio fascicolo sanitario oppure stamparlo dai totem eh, che, che abbiamo nei vari punti. L'assessore ha presentato anche la sperimentazione della self-accettazione, anche questa attivata al momento nel solo presidio d'annunzio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la ricetta dematerializzata non contiene esami particolari, vi faccio un esempio le curve glicemiche per le donne incinta oppure altri eh, approfondimenti particolari tipo il DNA che si fa ad esempio solo a Careggi, la ricetta normale, e nel 90% dei casi è così, può essere prenotata direttamente dentro il laboratorio analisi. Questo vuol dire che quando si arriva qui col biglietto, si viene chiamati direttamente al box prelievi. Quindi capite che la rivoluzione è importantissima, non c'è più bisogno di fare il classico passaggio: prendi il biglietto, vai all'accettazione, ritorna in sala d'attesa e vieni chiamato poi al box. Ma si va direttamente all'orario prestabilito al fare il prelievo. La ciclovia dell'Arno rappresenta un sistema di viabilità elementare dedicato alla mobilità lenta che per circa 400 km segue il corso del principale fiume Toscano, dalla sorgente fino alla foce. L'assessore alle infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli ha illustrato le prospettive dell'offerta turistica post-emergenza Covid presentando il volume intitolato In sella all'Arno, dal verde del Casentino al Blu del Tirreno in bicicletta, scritto da Enrico Caracciolo. Questo libro è la proposizione, la promozione di un territorio a tutto tondo, non soltanto il percorso della ciclovia, non soltanto le cose più belle da vedere lungo il tracciato, ma si immerge proprio in quelle che sono eh, le caratteristiche eh, dei, dei luoghi e lo spirito delle comunità. Si tratta di un percorso naturalistico che farà parte di una rete che contiene sei itinerari strutturali messi a disposizione degli appassionati del turismo slow italiani ed europei. La manutenzione sarà affidata a sei soggetti capofila con la regione toscana che ne coprirà il 60%. Il volume che raccoglie alcuni aneddoti lungo il percorso è un modo per far conoscere la Toscana condividendo esperienze individuali. Quindi è veramente un libro che parla della promozione di un territorio a tutto tondo, con tutti i suoi aspetti e che leggendolo fa veramente voglia di andarlo a visitare anche allora, per chi buongiorno. in parte lo conosce buongiorno. e spero davvero che chi non lo conosce sia fortemente attratto perché lo aspettiamo eh, per attraversare la Toscana in bicicletta che poi è il miglior modo anche per poterla gustare perché a 15-20 km all'ora non sfuggono i particolari, si possono veramente non solo vedere ma gustare tutti gli aspetti che questa straordinaria regione può offrire. Dalle sorgenti delle foreste casentinesi alla foce nei pressi di Pisa, l'Arno attraversa diverse civiltà, dagli Etruschi ai cavalieri medievali fino agli artisti del Rinascimento.